Un'oasi di relax nel cuore di un paesaggio unico, quello che solo l'Appennino abruzzese sa riservare, un luogo in cui si può apprezzare la natura e al contempo godere del sole nei giorni di caldo record come quelli attuali di grande refrigerio grazie alle piscine. È il Parco Acquatico di Castel di Sangro, una realtà consolidata da anni che registra sempre l'arrivo di migliaia di persone. L'area, per cui il Comune ha concesso la gestione a un privato, sarà oggetto nel prossimo futuro di ulteriori lavori di ampliamento e ammodernamento, come spiega il titolare Giovanni Dell'Armi. Come è scoppiato il caldo, subito le presenze si sono moltiplicate, quindi insomma, siamo fiduciosi per il futuro della stagione. Tra l'altro c'è uno scenario bellissimo, spettacolare, perché si può fare il bagno in piscina con la montagna di fianco, quindi questa è una delle particolarità naturalmente. Sì. E diciamo che ecco, la cartolina che ci circonda è pazzesca, è molto suggestiva e noi per potenziare questa struttura stiamo pianificando e progettando un rilancio del Parco del Sangro con diversi interventi di riqualificazione e di ampliamento e potenziamento delle strutture a servizio dei turisti. Un rilancio naturalmente in tandem con l'amministrazione comunale. Assolutamente, questa è una partnership imprescindibile con cui ormai da anni, sia con le strutture alberghiere, stiamo collaborando, è proprio per favorire lo sviluppo del territorio.